Ciao ragazzi, questi sono tre cavi per iPhone, colorazione silver, sono di lunghezza 1 metro, 2 metri e questo forse mezzo metro, non lo so precisamente, sì, questo dovrebbe essere 2 metri, questo 1 metro, questo per vedendo la dimensione è sicuramente una dimensione ridotta. Andiamo a prendere il cavo di media lunghezza, ve lo farò vedere un attimo. Allora, innanzitutto vediamo prima il jack è la cosa fondamentale. Come vedete è incapsulato, ovvero non sono quei cavi saldati all'interno del plug, ma è saldato, non intendo di saldato i fili, ma vedete c'è un diverso tipo di materiale. Questo ci consente di avere una maggiore flessibilità nella zona del cavo. Se invece fosse stato tutto alluminio come qui o tutto plastica, questo avrebbe causato uno stress sul filo. Ovviamente se lo trattate male si sfonda, è inutile stare a dire roba, cioè questi cavi si distruggono subito, è ovvio. Questo dovrebbe tenere un po' in più. E così anche dalla parte del cavetto Lightning, la parte dove veramente quasi subisce un sacco di stress perché è sotto al cellulare e con questo movimento prolungato nel tempo, il prodotto impazzisce, il cavo impazzisce. Andiamo a vedere un attimo la struttura del cavo. È una struttura intrecciata con cavo di nylon, questo dovrebbe garantire una miglior resistenza del cavo e non farla spezzare. Come facciamo a vedere questa cosa? Praticamente guardate qua, sto mantenendo il cavo, devo trovare la giusta dimensione, ecco qua, guardate, non si piega. Questa non flessibilità è migliore dell'eccessiva flessibilità, perché l'eccessiva flessibilità dopo un poco tende a diventare una flessibilità sempre più eccessiva, quindi i cavi tendono a rompersi subito. Mentre così, con questa struttura, il cavo resiste un po' di più proprio perché è la custodia, l'involucro del cavo ad essere resistente. Infatti qua possiamo sfregare tanto, non tocchiamo la plastica, non... è di ottima qualità, diciamo. Per quanto riguarda la lunghezza, sì, è 1 metro. Sì, 1 metro. Il cavo può essere attorcigliato, ovviamente, guardate. Non c'è nessun tipo di problema. Questo è come sta in una porta. Eccolo qua. Beh, raga, alla fine sono cavi, sinceramente, non so che dirvi. Sono certificati. Quindi funzionano, cioè dal punto di vista funzionale i cavi funzionano, cioè non c'è da mettere in dubbio questo. Questo è proprio alla base del prodotto, che non li avrei proprio fatti vedere se non funzionasse. E niente, quindi tre cavi, tre diverse dimensioni. Boh, che ne so, andatevi a vedere un altro video. Visto che questa recensione è durata poco, mi raccomando, io sono Francesco, questo è Tecnoroba e ciao!